Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai dirò dell'altre cose chi vo scorte. E ne abbiamo scorte moltissime di altre cose nella nostra selva oscura, cose che negli ultimi tempi ci hanno fatto soffrire e anche sorridere, ma soprattutto riflettere. Riflettere sul senso della vita, questa vita che è cambiata, perché il mondo è cambiato, perché noi siamo cambiati. E allora qui, da questo palcoscenico, dove tanti giovani e meno giovani realizzano i loro sogni e soprattutto fanno sognare tante persone, mi domando, ma qual è oggi il senso della vita? Dante, 700 anni fa, lo sapeva. Per conoscere i segreti della nostra esistenza, della nostra anima, per migliorarci, dobbiamo fare un viaggio. Ma fare un viaggio significa mettersi in discussione. Mettersi in discussione fa paura. E la gente ha paura di tante cose. Questa cosa chiamata paura vive con noi tutti i giorni e quando ci prende sentiamo quel brivido, quella stretta allo stomaco e si trasforma in una reazione, nello stare fermi, nello stare immobili. E quante sono le paure? Infinite, da quelle più piccole a quelle più grandi. La paura del buio, la paura di sbagliare, la paura di correre e cadere, la paura di rimanere senza benzina in autostrada, la paura di lasciare la bicicletta in stazione perché ce la rubano, quelli di cui abbiamo paura, la paura dei ladri che entrano in casa tua quando non ci sei, la paura che entrino di notte mentre dormi, la paura di fumare l'ultima sigaretta del pacchetto, la paura che la risposta sia no, la paura che la risposta sia sì, la paura di perdere qualcuno che si ama, la paura di ammalarsi, la paura di guarire, la paura che di quella bicicletta ci rubino solo il sellino, la paura di sentirsi soli, la paura del futuro, del passato, la paura di sentirsi traditi, la paura di una bugia, la paura di non avere i soldi per pagare l'affitto, la paura di lasciare il cane senza guinzaglio nel prato per la paura che scappi o che qualcuno ce lo rubi, quelli, sempre quelli di cui abbiamo paura. La paura di dare un passaggio a uno sconosciuto, la paura di un nuovo lavoro, la paura che l'ascensore si blocchi, la paura di invitare gli amici a cena e che il cibo non sia buono, la paura di dormire da soli, la paura che di quella bici rimanga solo la ruota legata con la catena al palo, la paura di cambiare città, la paura che fa coprire il volto delle donne con dei veli neri, la paura delle proprie opinioni, la paura di quelle diverse, la paura di quelli che chiamiamo diversi, la paura della malattia, la paura di fidarsi per guarire, la paura che si trasforma in violenza. Ma la paura, talvolta, ci fa anche trovare il coraggio e la forza per provarci ancora e ancora. Perché se tutti noi avessimo avuto paura quel giorno, quando siamo nati, non saremmo usciti con forza, non ci saremmo messi a piangere appena nati per dire ci sono anch'io, esisto anche io. Nessuno lo sa, ma io ne sono certo. Quando tutti noi siamo stati nella pancia della nostra mamma, il momento prima di venire alla luce, abbiamo provato una grande, un'immensa paura. E l'abbiamo vinta, tutti siamo nati, tutti abbiamo sconfitto la prima paura, tutti abbiamo reagito, tutti possiamo vincere le nostre paure, possiamo nascere ancora e ancora e possiamo tornare anche bambini, perché da piccoli sì che lo sapevamo qual era il senso della vita. Io ho un'amica. Un'amica che si chiama Sofia, ha 8 anni,
E un giorno ho letto un tema che aveva scritto per la scuola e grazie a lei ho capito qual è il senso della vita. Caro bambino, che nascerai stanotte, forse, la maestra mi ha assegnato il compito di accoglierti in questo mondo, cercando di spiegarti con le mie parole che cosa ti aspetta. È un incarico difficile. Non so se sarai maschio o femmina, in quale paese nascerai. Purtroppo, ancora oggi, queste cose fanno una bella differenza. Inoltre, io sono ancora una bambina e non sono quindi molto esperta in queste cose. Per questo motivo, ti scriverò solo delle mie osservazioni generali sulla vita. La tua vita inizierà con un pianto e i tuoi genitori faranno quasi tutto per te finché sarai un bambino. Questo non significa che sarai sempre triste, ma che ci saranno alti e bassi. La vita è fatta così. I preziosi consigli necessari per affrontare il lungo viaggio della vita te li daranno i tuoi genitori e non sempre riuscirai a capirli. A volte ti faranno proprio arrabbiare. Tu dovrai dirgli di sì, ma poi corri in cameretta e sfogati. E poi ci saranno i nonni. Che bella invenzione, i nonni. Quando sarò grande e avrò dei figli, voglio che ci siano ancora i miei nonni per farglieli vedere e per giocare con loro. A volte la mamma e il papà ti faranno dormire nel lettone con loro, altre volte no, e tu piano piano crescerai. Non tutti hanno la fortuna di avere dei bravi genitori. Questa è una cosa triste, ma ricordati che tu puoi essere la persona migliore del mondo se ascolterai il tuo cuore. Poi devi sapere che c'è una cosa che si chiama scuola. A scuola imparerai a leggere, a scrivere e a fare molte altre cose. Tutto questo ti aiuterà a conoscere il mondo. E poi ci saranno le maestre a insegnarti. A volte non sopporterai queste parole, interrogazioni o compiti, ma ti aiuteranno a crescere, quasi sempre. Per me la scuola è stata una bella scoperta. È una cosa ingiusta che alcuni bambini non possono andarci. Alcuni nascono e vivono in situazioni più difficili e per loro la vita è più dura. Ah, devi sapere che il mondo che troverai non è proprio il paese delle meraviglie. Insomma, questi adulti non si stanno proprio impegnando per lasciarci un mondo migliore. Loro hanno corso nei prati all'aria aperta quando erano bambini. Oggi l'aria è un po' inquinata. Nel mare ci sono sacchetti e bottiglie di plastica. E poi fanno le guerre, litigano in televisione. Speriamo di diventare grandi e di risolvere tutti i problemi di questi grandi pasticcioni. Crescendo, ho imparato che la cosa più importante è avere delle passioni. E io ne ho una grande. Sogno di diventare una ballerina cantante. Un giorno farò quello che mi piace e sarò felice. E se da grande salirò su un palco a cantare una bella canzone come una cantante famosa, la dedicherò alla mia mamma, al mio papà, alla mia nonna e al mio nonno. E loro mi batteranno le mani con gli occhi lucidi. Sai, credo che sia il senso della vita, sia proprio questo. Le persone che ti vogliono bene, che ti guardano orgogliose con gli occhi lucidi. Il resto devo ancora scoprirlo anch'io. E tu lo scoprirai da solo. Spero che tu viva con un bel sorriso sulla faccia e cerca di dormire più che puoi in quel lettone tra mamma e papà, perché quando diventerai grande ti mancherà. Buona vita, Sofia. Buona vita.